Applausi, cori da stadio e i ringraziamenti per quanto fatto durante la pandemia. Giuseppe Conte è stato accolto così a Pescara, qui in Piazza Unione, nella sede del candidato governatore del centro-sinistra Luciano D'Amico. Sfogliando le pagine del suo programma si percepisce tutto l'amore per la sua terra. Queste le parole dell'ex presidente del Consiglio nell'abbracciare l'ex rettore di Teramo. Dal giorno dopo governeremo insieme, a sottolineato Conte, replicando anche a Marco Marsilio, che aveva messo in dubbio proprio in queste ore, in un'intervista rilasciata al Corriere, la tenuta dell'alleanza di centrosinistra. Noi non pascoliamo, noi parliamo con la gente e ci fermiamo, a differenza di lui che sta correndo, a differenza di Giorgia Meloni, che verranno anche qui immagino a fare un comizio finale senza fermarsi un minuto con le persone. L'alleanza tiene? L'alleanza tiene perché l'alleanza è stata fatta con le persone che ci sono qui, persone che sono state giudicate affidabili, sono state fatte liste con persone con grande attenzione e non c'è motivo assolutamente di non pensare che ci sia una squadra capace il giorno dopo di lavorare con serietà, competenza e onestà per migliorare la qualità di vita dei cittadini abruzzesi. È una battaglia di libertà, così ha definito la competizione elettorale il candidato Luciano D'Amico, e poi Conte ha sottolineato l'importanza e l'emozione che ha provato nel suo tour. Voglio incontrare i cittadini abruzzesi perché il calore di questa gente è incredibile, mi sta arricchendo tanto e soprattutto mi preoccupa ovviamente la situazione, i motivi di angoscia che mi prospettano dalla sanità alle infrastrutture, dal fatto che ormai i borghi piccoli si spopolano, quindi cerchiamo di essere con loro, cerchiamo di accogliere queste istanze e speriamo davvero in questo rinnovamento con una giunta regionale, con Luciano D'Amico competente, capace e onesto, che possa migliorare la qualità di vita e dare un futuro migliore all'Abruzzo. Studia di chi si impegna, di chi ovviamente cerca di mettere a nudo i problemi, gli interessi in gioco e poi in modo